Ciao a tutti, torna della Key Master, partita rapid 10 più 0. Vediamo se andremo a vincere oppure no questa partita. E qui abbiamo bisogno di risalire verso i 2300 e quindi la mises in questo è una garanzia e la giochiamo ben volentieri senza colpo ferire. La possiamo giocare anche bullet. Addirittura doppio fianchetto. Si gioca da sé questa apertura. È bellissima. Cavallo BD2. E4. Questo cavallo ha una di queste due case, B3 oppure C4, per balzare. Ok. Piazziamo la torre in C1 che attacca i raggi X, la donna in C7. Ok. C4, andata. Aumentiamo la pressione contro D5. Diamo la possibilità alla donna di muoversi sulla diagonale D1 a 4. Apriamo la colonna C su cui abbiamo la nostra torre. E qui sono quasi tentato da H3 interrogando l'alfiere. Ok, questa va bene. E qui in realtà possiamo riprendere sia di alfiere che di cavallo che di donna. Di cavallo non piace perché andrebbe in sofferenza E4. Di donna già mi piace di più. Di donna mi piace di più, sì, decisamente. E tra l'altro ci togliamo anche dall'attacco ai raggi X della torre D8. Molto bene, la spinta in D4 ci regala la casa in C4. E adesso abbiamo due alfieri contro due cavalli e qui la posizione si fa estremamente interessante. Torre C2 con l'idea torre A-C1, che giochiamo subito ben volentieri. Adesso abbiamo donna D1. La donna in F3 ha svolto egregiamente il suo lavoro, ha ripristinato l'equilibrio materiale, quindi ben venga. Ok, questo cavallo adesso minaccia cavallo A4 ed alcune varianti, cavallo C3. Sì. Noi torniamo indietro e comunque sia occupiamo la colonna C. Tanto per cominciare. Subito contrastiamo la torre C8. Ora il centro è bloccato e i due cavalli non hanno nulla di meno dei due alfieri bianchi. È chiaro che bisogna in qualche modo aprire la strada ai nostri alfieri. Una possibilità è H4 e alfiere H3, andando a controllare la diagonale H3-C8, cosa che peraltro andiamo subito a fare. E l'altra possibilità è alfiere C1 con idea alfiere D2, anzi, anche alfiere G5. Andando a premere su F6, e forse pure meglio. Alfiere G5 la giochiamo ben volentieri. E adesso i due alfieri cominciano a farsi sentire. Sono diventati più molesti, oggettivamente. Donna C8, nel caso in cui il cavallo si spostasse, è un'ottima casa.
Alfiere H3, minacciando alfiere per G4 e doppiando i pedoni del nero sulla colonna G. Il nero attacca e noi semplicemente alfiere D2. E in D2 l'alfiere svolge un ruolo egregio. Quella. Fermi, fermi, che forse abbiamo la possibilità di giocare donna C8. Non so se però è meglio prima alfiere per G4 e solo dopo donna C8. Però donna C8 va ad attaccare anche il cavallo in H4. Ah, quest'alfiere io lo terrei in gioco, oggettivamente. Teniamolo. Non so se è migliore di alfiere per G4, però quantomeno teniamo un nostro buon pezzo che in alcune varianti può entrare in gioco. E qui il nostro avversario continua ad indebolirsi. Ci regala una casa come G5, che veramente è una bellezza. Ed F5 sembra pure in presa, peraltro. Questa donna in C8 è fortissima. E a meno di sviste, questo pedone lo possiamo catturare e anche ben volentieri. Entriamo in un finale. E adesso qui sì. Togliamo il difensore di E5 e mangiamo con scacco. E adesso i pedoni sono due. Scacco, cerchiamo di risparmiare un po' di tempo. Tra l'altro attacchiamo anche a 7 e D4. D4 ci piace, donna D4. Allora abbiamo guadagnato ben tre pedoni. Il nero non è riuscito a mantenere la pazienza e pur con la coppia dei cavalli ha voluto aprire il gioco con una mossa azzardatissima come F5 che gli ha fatto perdere davvero tanto materiale. Qui abbiamo subito donna E4 che andrebbe a forzare il cambio delle donne. Però oggettivamente, in una posizione di questo tipo, non siamo neanche obbligati ad entrare in un finale di alfiere contro cavallo. Preferisco alfiere C3. Probabilmente il nero cambierà in C3, cosa che ha fatto subito, e adesso abbiamo un finale di donne. Che va benissimo. Qui abbiamo D4, donne 1 scacco, re G2, donne 4 scacco. Va bene. Ah no, non abbiamo neanche donne 1, tra l'altro. Qui la donna è superstar. Tiene d'occhio i punti critici della scacchiera in questa posizione e in alcune varianti abbiamo anche la semplice ed efficace donna E3. In questo modo la donna è difesa e difende F2, difende D4, difende A3. Il re al momento può andare in G2. E qui abbiamo davvero l'imbarazzo della scelta. Ok. Adesso re H2 direi che è necessaria. Il nero cerca il perpetuo, ma non è facile trovarlo. Ok.
Donna D2 si continua a difendere. Ok. Scacco. E qui abbiamo la semplice donna G5. Qui restituiamo buona parte del nostro vantaggio materiale, ma ciò che rimane è ottimo e abbondante per portarci a casa questa vittoria. E qui possiamo tirare remi in barca. Assolutamente. Le strade per vincere sono veramente tante. Continuiamo la partita giusto per portarci a casa qualche punticino e far vedere i giocatori meno esperti come si conduce un finale di questo tipo. Passiamo subito all'analisi di questa partita. La mises è sempre una garanzia. D3 già vantaggio del nero, il motore eccezionale. Qui tutto teoria. C'è un vantaggio di due decimi per il nostro Lucky. A3 non gli piace granché, B4 gli piace meno che meno. Noi continuiamo con uno sviluppo molto naturale. E4, e qui era preferibile C4, che il nostro Lucky in altre situazioni peraltro ha giocato. Qui l'idea è che il cavallo F3 adesso è inchiodato, non essendoci più il pedone in E2. Qui il nero avrebbe dovuto contrattaccare con A5, preferisce donna C7 e noi con torre C1 ci creiamo le nostre chance. C4, ok, donna B8 va bene. Qui il nero avrebbe dovuto giocare D per E4, che è una mossa molto naturale e valorizza la torre in D8. Preferisce invece il nostro avversario di donna B8. Noi cambiamo in D5 e poi H3, mantenendo un discreto vantaggio. La prima scelta è donna F3. Questa l'abbiamo imbroccata. Avremmo dovuto giocare subito H4, però cavallo C4 era così bella. B5, cavallo D6, donna D6, qui la situazione è di parità, però. Per un umano avere due alfieri contro due cavalli in posizioni che si possono aprire, ben venga. Torre FC1, torre per, cavallo B6. Donna D1 non piace al motore, il pallino ritorna nelle mani del nero. Contrastiamo la colonna, si cambia. Mi aspettavo un cavallo A4 che non è arrivata, il nero si è indebolito sulle case nere, H6 ed F6, che poi vedremo come saranno sfruttate. E H4 ha il suo fascino. L'idea è quella di far giocare l'alfiere campo chiaro in H3. Come vedete, il vantaggio è del bianco, ma è leggero fino ad alfiere C1. Qui il nero poteva giocare alfiere E6, cercando di entrare con la sua donna attraverso la diagonale G8 A2. Preferisce re G7 e pian pianino il vantaggio aumenta. Su alfiere H3 il vantaggio è di un punto. F6 indebolimento, alfiere D2 mantiene il vantaggio, cavallo A4 non piace. Donna C8 è buona, più 2-6. F5 è disastro. Qui ormai il nero ha perso in qualche modo la lotta posizionale del mediogioco. E si ritrova in un finale in cui il suo avversario ha più 5 di vantaggio. Dal punto di vista materiale, il bianco ha soltanto un pedone in più. Però alla coppia degli alfieri contro la coppia dei cavalli, questo è debolissimo e il re è sotto l'occhio del ciclone di alfiere D2, alfiere H3.
donna F5 e anche H4 contribuisce controllando D5. Donna D6, alfiere per, va bene. H per, donna E5. E qui ormai è solo questione di tecnica. Donna per D4, va bene. A6 non fa che aumentare il già grande vantaggio del bianco. Qui avremmo dovuto giocare alfiere E3. Però in questo modo, eliminando la presenza dei pezzi minori, entriamo in un finale di donne facilmente vinto. E infatti, qualche imprecisione a parte, direi che ci siamo. Re D1, donna D1, re H2, donna F3. Qui addirittura il motore consiglia donna F4, io ho preferito donna E3, ma nella sostanza cambia veramente poco. E qui, donna G5, chiude i giochi in scioltezza. Ormai, con due pedoni di vantaggio, entriamo in un finale che si può considerare elementare. Matto in 9 addirittura. Sinceramente, il nostro Lucky non è in grado di calcolare il numero di mosse per arrivare subito al matto, ma questa posizione si gioca veramente da sé. Spero che la partita vi sia piaciuta. Se sì, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, spargete la voce tra i vostri contatti. E che dire, è stato un piacere, alla prossima. Un saluto a tutti dal vostro Lucky. Ciao, fantastico, fantastico.